All'andata una figuraccia, Pescara travolto 4-0, squadra senza un minimo di organizzazione, dominio assoluto del Venezia che nel frattempo è notevolmente cresciuto. Sesto in classifica, 10 punti nelle ultime 4 gare, l'11 di Zanetti può vantare la quinta migliore difesa del torneo con 20 gol al passivo e sfoggiare il miglior marcatore della B assieme all'ex biancazzurro Leonardo Mancuso. Francesco Forte, 12 centri, l'ultimo, un autentico capolavoro. Oggi il Pescara in fondo alla classifica. Breda ha ereditato una situazione pesantissima. Ha subito rianimato il Delfino, 12 punti in 8 gare, ma ha infilato 4 KO di fila prima del preziosissimo pari sul campo della capolista Empoli. Dal Castellani segnali di vita incoraggianti, ma non può bastare. Vittoria d'obbligo, l'ultima volta lo scorso 4 gennaio a Reggio Emilia. In casa invece il successo manca dal 19 dicembre, 3-2 con la Monza. Non solo, Pescara senza gol all'Adriatico da 299 minuti, ovvero dal 61esimo di Pescara-Brescia del 22 dicembre, pareggio di Bocchetti. Serve insomma una sterzata. Breda. Dobbiamo certamente migliorare dal punto di vista realizzativo, perché sono d'accordo, soprattutto Seter, ma anche Galano non sono riusciti a dare una certa continuità, perché passa tutto da là. Sul discorso dei punti, è logico che sei ultimo, devi fare punti, e devi fare i punti nel più breve tempo possibile, nel massimo rispetto del Venezia, perché è un'altra squadra forte, una identità ben marcata, però noi abbiamo visto che non è un problema di forti o non forti, perché con le prime abbiamo fatto forse le migliori partite. Affrontare l'Empoli e portare a casa un punto, e secondo me in maniera anche meritata, credo che sia una grande prova di convinzione in un momento dove ne avevamo poca. Indisponibili Memusciai, Maestro, Giannetti, Busellato causa squalifica. La veste tattica non cambierà. 3-5-1-1, due novità rispetto all'11 sceso in campo a Empoli. Sorensen e De Sena entrambi al rientro. Il probabile 11, Fiorillo Trepali. Sorensen, Bocchetti e Scognamiglio nel cuore della difesa. Balzano e Masciangelo sulle fasce. De Sena, Valdifiori e Tabanelli a centrocampo. Non al 100%, Rigoni partirà dalla panchina. Tra le linee Machin, a ridosso di Setter. Ultima rete del colombiano il 19 dicembre col Monza. Per contro il Venezia, privo di Vacca, Lezzerini, Bjarkason, Carlson e del trequartista finlandese Ala Millimäki. Zanetti dovrebbe affidarsi al 4-3-3. Tra i pali Alberto Pomini, 40 anni, il prossimo 17 marzo. Mazzocchi, capitan Modolo, Ceccaroni e Molinaro in difesa. Fiordilino play, lo sloveno Cernigoi e Malè, mezzali davanti Aramu e Di Mariano a supporto di Francesco Forte. Re dei bomber con Mancuso, trascorsi nel Teramo da gennaio a giugno 2016 in Serie C. Pensate, un solo gol in 14 presenze. Il Venezia ha battuto la Cremonese 3-1, un risultato a mio avviso che non fotografa per intero l'andamento del match. La Cremonese ha fatto molto meglio, una partita decisa ad episodi. Prima impostazione del gioco è affidata a Ceccaroni, uno dei due centrali. I due esterni spingono tantissimo, bisognerebbe forse approfittarne, visto che insomma nel 3-5-2 sono determinanti, dovrebbero essere determinanti proprio gli esterni. Venezia è una buona squadra, perché al di là dell'ultimo risultato viene da una serie positiva e da prestazioni positive. La partita sulla falsa riga di quella di Empoli, con grandissimo equilibrio, poi dopo cercando di migliorare certamente anche l'aspetto di sviluppo, però cercare anche poi magari di utilizzare quelli che possono essere i loro sbilanciamenti. 15 precedenti all'Adriatico tra Pescara e Venezia, 8 successi biancazzurri, l'ultimo nel 2018-2019, rete di Gaston Brugman, 4 pareggi e 3 le vittorie degli ospiti, l'ultima 3-2 in B stagione 2000-2001. Nelle immagini Pescara-Venezia 1-0, campionato 91-92. I veneti, allenati da Alberto Zaccheroni, perdono 1-0, match winner Rocco Pagano, splendidamente assistito da Eddie Bivi. Sempre in B, 16 ottobre 1994, ancora una vittoria di misura dei biancazzurri allenati da Giorgio Rumignani. Sul neutro di Francavilla decide Michele Baldi con questo sinistro angolato. Espulso Farris, calcio di rigore per i lagunari, batte Cristian Vieri, prodezza di un giovanissimo Morgan De Sanctis. Appena 17 anni, è la prima da titolare in B, dopo il debutto la settimana precedente a Piacenza in sostituzione di Spagnulo.
Stagione 95-96, prima vittoria in campionato proprio sui lagunari. Allenatore del Pescara, Franco Oddo. Venezia in vantaggio, punizione di Tramezzani, sfortunata deviazione di Parlato, subito dopo guizzo rapinoso di Dario Di Giannatale. Nella ripresa espulso Traversa per questo fallo su Pellegrini lanciato a rete, biancazzurri in 10, ma Palladini con questo poderoso destro fa esplodere l'Adriatico. 11 aprile 1998, Pescara batte Venezia 2-1, gioiello di Zanutta su calcio franco, momentaneo pari di Stefan Zwok e gol vittoria firmato da Giovanni Pisano. Infine 14 settembre 2003, appena tornato in B, il Pescara conquista la prima vittoria grazie alla prodezza del solito Ottavio Palladini, ispirato da Daniele Russo, in panchina Antonio Di Battista, sostituto dello squalificato Ivo Iaconi.